Cioè, stiamo discutendo se il governo deve fare un decreto per stanziare ulteriori soldi per il fenomeno dell'accoglienza. Cioè, adesso, ricordo che nel 2015 il governo italiano ha speso 3,3 miliardi di euro No, per fare per un hotspot che ci chiede l'accoglienza. l'Europa, non per dei Sì, soldi ma se dobbiamo all'accoglienza. spendere altri soldi sul 2016 sono previsti 4 miliardi di euro per tutto il fenomeno dell'accoglienza, qui siamo di fronte al fallimento. Tra l'altro ricordo che Pozzallo Ragusa proprio l'altro ieri è stato arrestato un terrorista che è arrivato in Italia col barcone, quindi conferma Però di mi quello che aiuta a noi dire, se non facciamo gli hotspot, con non quello che controlliamo, non prendiamo le impronte, non verifichiamo, che quindi quelle andranno dove li pare. l'equazione che noi Perché... abbiamo sempre sostenuto, immigrazione, terrorismo, non era campata per aria, ma era assolutamente credibile e sostenibile, purtroppo. Qui siamo di fronte al fallimento totale, noi stiamo prendendo schiaffoni a destra e a manca dall'Europa. Prima ci hanno contestato il fatto che non facciamo le identificazioni e i fotosegnalamenti, adesso ci contestano il fatto che non facciamo gli hotspot e io francamente sono contrarissimo agli hotspot perché significa Quindi che trasformare il mi sta nostro dicendo paese. lei? Che Renzi a Roma vi Siamo di fronte a un asfalta, doppio fallimento, fa i guardate. giudici che vuole lui, e invece a Siamo Bruxelles di piega la fronte, testa, questa è assolutamente l'idea. sì, continua a fare il cameriere col Talmente cappello in evidente. mano, Dimmi, prende ordini Giuliani. e schiaffi.